Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato è stato ripreso dal conducente di un'auto. Mentre l'uomo percorreva questa strada di notte, lui e il suo amico notano una strana figura trasparente apparire davanti ai loro occhi. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. In questo filmato viene ripresa questa strana creatura che sembra a tutti gli effetti essere un lupo mannaro. La creatura sembra avere la testa di un lupo, il suo corpo sembra essere quello di un essere umano, anche se le sue braccia e il suo corpo sembrano essere molto più lunghe di quelle di un essere umano. Anche se questo video fosse un falso, devo ammettere che è stato fatto molto bene. Voi cosa ne pensate? Una telecamera di sicurezza installata in un edificio riprende questa sagoma bianca che una volta scesa le scale si dirige verso la porta d'ingresso per poi tornare indietro a una velocità incredibile. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Un certo Riccardo Rivera ha pubblicato questo video ripreso dal padre. L'uomo era uscito con la sua motocicletta di notte su una strada del Messico. Durante il tragitto, l'uomo nota una strana creatura sul ciglio della strada, dall'aspetto davvero terrificante. L'uomo nota subito quello strano essere e tenta di allontanarsi il più velocemente possibile, ma andando più avanti, purtroppo l'uomo cade dalla motocicletta. La caduta non causa nessun danno all'uomo, a parte lo spavento per aver avuto quella strana esperienza. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Ahí va, pendejo, la estoy grabando. Ahí está, ahí está. Va pendejo, la estoy grabando. Il prossimo video è stato ripreso da un ragazzo mentre visitava questa fontana. Mentre il ragazzo fa una panoramica della fontana, nota questa strana testa sbucare fuori all'improvviso. A quel punto tenta di avvicinarsi per capire chi potrebbe essere, ma mentre tenta di avvicinarsi, la strana testa scompare, non lasciando più nessuna traccia. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Amor, mira, estoy aquí en toda la entrada de la fuente. Aquí la que al lado. Aquí la que al lado.
in un asilo abbandonato, dove si racconta di vari strani eventi paranormali che accadrebbero quasi frequentemente in quel luogo. Un esploratore urbano decide di visitare quel posto. Durante la sua esplorazione, purtroppo si ritrova davanti ad alcuni eventi davvero spaventosi. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!